In questo corso vogliamo illustrare quelli che sono i principali schemi di illuminazione per realizzare un ritratto fotografico. Vedremo quindi un po' tutte quelle che sono le differenze nei vari tipi di schemi luce che possiamo utilizzare a seconda del risultato che vogliamo ottenere e del tipo di soggetto che stiamo fotografando. Vedremo come impostare questi set in un reale studio fotografico come questo. E vedremo come utilizzare dei flash piuttosto che delle luci continue. Insomma, tanti schemi luce a seconda del tipo di atmosfera che vogliamo creare. Per poter realizzare questi set e poter illustrare quindi anche come andare a utilizzarli, utilizzeremo molto spesso un software di rendering 3D attraverso il quale potremo realizzare dei risultati molto realistici. Grazie al fatto che la simulazione appunto tiene in considerazione tutti quei fattori reali che effettivamente ci sono in un set. Questo ci servirà per poter confrontare in maniera molto diretta, in maniera molto efficace, la stessa fotografia realizzata in condizioni differenti, quindi avere un confronto veramente immediato sui risultati diversi che possiamo ottenere anche cambiando solamente la posizione, un parametro, l'intensità della fonte luce che andremo a utilizzare man mano. Tutto ciò si accompagnerà chiaramente anche a delle riprese fatte in un vero set, in modo tale da illustrare anche quelle che sono le particolarità, le cose a cui prestare attenzione quando si realizzano effettivamente delle fotografie in studio. Insieme ad ogni lezione troverete anche associato un PDF che contiene esattamente lo schema luce utilizzato per quella sessione fotografica.